Buongiorno e bentornati al Festival della Ruralità. Abbiamo qui con noi il direttore di uno dei GAL di Castel del Monte. Vorremmo chiederle qual è il senso della sinergia GAL-Parco? Sì, allora, le sinergie tra il GAL e il Parco dell'Alta Murgia sono moltissime. Già nella nostra pianificazione strategica, nella scrittura del piano di azione locale, abbiamo messo al centro di tutta la nostra programmazione lo sviluppo del territorio del parco, che ha presente un bene patrimonio mondiale dell'umanità come Castel del Monte, con una serie di azioni anche mirate a rivedere e promuovere tutto quello che Federico II ha fatto per il nostro territorio. Ovviamente un'attenzione molto speciale la mettiamo nel nostro collaborare con il parco al tema dell'ambiente. È un tema sul quale faremo una serie di bandi che usciranno prossimamente e che serviranno proprio a canalizzare i fondi europei su tutto il nostro territorio, con l'applicazione di un sistema di tipo partecipativo, il CLLD, con il quale stiamo lavorando moltissimo a braccetto con il parco per fare in modo che i fondi europei vengano veramente destinati alla promozione vera del nostro territorio, che parte dalla promozione non soltanto delle bellezze che ci sono presenti sul territorio, ma anche la promozione e lo sviluppo di tutti i cittadini che per primi devono essere i fruitori di questo sviluppo. È un lavoro molto importante che ci vedrà presenti per molti anni a braccetto con il parco, perché la programmazione europea, come sapete, va di 7 anni in 7 anni, per cui c'è tutta una grande prospettiva davanti e siamo convinti che verrà fuori un ottimo lavoro. Ok, la ringraziamo per il suo intervento, alla prossima.